richiesta di finanziamento al governo, un progetto di 18 milioni più altri 9 milioni a valere sui fondi PON Metro, che sono parte di un progetto più grande che noi stiamo portando avanti a Roma in un tavolo con il Demanio, con Cassa Depositi e Prestiti e Invimit. Progetto che si coordina anche con il secondo progetto della città metropolitana che riguarda appunto l'area di Scampia, la previsione dell'abbattimento di 3 vele su 4, la trasformazione della quarta vela, la vela B, in un primo momento per ancora accogliere funzioni residenziali, cioè vale a dire alloggio temporaneo per essere più precisi, e poi la trasformazione anche per funzioni pubbliche, la risistemazione delle aree esterne e ancora l'accesso della viabilità, l'intervento sull'asse l'asse Paesi Vesuviani, l'asse Mediano e la connessione dello svincolo di Scampia con Viale della Resistenza. Appunto una parte di un progetto che è ancora più ampio, che prevede, di cui stiamo oggi trattando con il governo, che prevede l'insediamento della nuova sede della città metropolitana, del Consiglio metropolitano, asili nido, istruzione e ancora la trasformazione dell'accessibilità a partire dalla rete ferrata all'area di Scampia e la sistemazione definitiva del Parco della Socialità.